Mielenic qui ai nostri microfoni. Allora, stavo parlando prima di un tuo, diciamo, momento buono. È ripartito quest'anno forse un po' in sordina, vuoi l'infortunio, vuoi appunto il dover trovare la forma, adesso invece insomma ti stai ritagliando un buono spazio, anche una buona e buone prestazioni. Ma sì, diciamo che quell'infortunio all'inizio del campionato mi ha condizionato un po', sono stato un mese fuori, che non è poco, e piano piano ho dovuto ritrovare la forma migliore. Adesso finalmente sto meglio e mi sto godendo questo momento. E sta meglio anche il Livorno, perché insomma siamo un po' nelle ultime partite sicuramente ottenendo delle prestazioni migliori rispetto a quel mese un po', diciamo, scuro, buio che c'è stato, no? Ah sì, diciamo che eravamo un po' in difficoltà, però adesso già due partite che ci siamo rialzati. Peccato per oggi perché non siamo riusciti a segnare. Oggi comunque è stata disputata una partita da parte vostra, diciamo, sotto un profilo tattico sicuramente impeccabile, e avete anche messo un po' in difficoltà il Chiavari, malgrado anche il terreno di gioco, come ha detto il tuo stesso allenatore Panucci, non era il massimo della vita. Sì, sappiamo tutti che se ci si allena tutti i giorni a un campo normale, si gioca a un campo normale, quando viene il sintetico trovi le differenze. Però poi anche piovuto un po', la palla era veloce, ma secondo me siamo cavati bene, abbastanza bene. Dai. Senza dubbio. Senti, adesso arriva il Trapani, un altro impegno importante in casa, comunque è un momento positivo, cerchiamo, non c'è due senza tre, no? Cerchiamo di sfruttare anche sabato prossimo. Sì, adesso abbiamo tre giorni, penso, per recuperare tutte le forze per ripartire e di ottenere un'altra vittoria. Senti, sei stato utilizzato prima da una parte del campo, poi da quell'altra. Qual è la zona che preferisci, soprattutto con i compagni, come ti trovi appunto giocando a destra o a sinistra? Ah no, penso che è più o meno uguale. Forse a sinistra riesco a arrivare più al tiro, così, perché rientro verso la destra, però anche a destra non è che c'è tanta differenza. Ok, complimenti per la prestazione. Grazie. Speriamo per le prossime partite.